qui grazie a voi, grazie all'Istituto Comprensivo Francesco Giosuè, alla sua dirigente scolastica, ai professori e agli alunni. L'Istituto ha realizzato insieme ad altri partner, si è fatto promotore di questo convegno insieme a Libera e al Comitato Mappette di Anna. Questo convegno nasce chiaramente dalla necessità di elaborare i fatti di cronaca giudiziaria che hanno visto coinvolti negli ultimi mesi soprattutto molte amministrazioni comunali, troppe, della provincia di Caserta, non solo. Nomino le due più vicine, insomma, per vicinanza geografica, quella di San Felice a Cancello appunto e di Maddaloni. In effetti i fatti di cronaca ci raggiungono, notizie di cronaca ci raggiungono quotidianamente ormai, tramite i mass media, fatti che passano dal nazionale al locale. Ognuno di questi fatti chiaramente ha delle sue specificità, delle caratteristiche, ma credo che abbiano insieme anche delle similitudini che sono quasi inquietanti. L'intreccio tra politica, imprenditoria e malaffare, l'ombra lunga dell'infiltrazione mafiosa crea insomma uno shock normalmente nel cittadino, soprattutto quando si accompagnano a queste notizie alcune rivelazioni che si possono cogliere dalle intercettazioni. Probabilmente purtroppo lo shock è sempre più raro e invece è meno raro la disaffezione, la sfiducia, che sfiducia non tanto in questo presente, nei fatti che accadono ora, quanto in quello che può succedere in futuro, nel cambiamento. Momenti come questi credo possano essere importanti, non è un caso che il titolo di questo convegno sia contro la corruzione o siamo di più, con quello sia osare che vuole essere un invito all'azione e perché no anche alla reazione da parte dei cittadini, perché qualcosa si può fare per rompere questo circolo vizioso. Certo è necessario confrontarsi ed è necessario ascoltare chi può lasciarci una testimonianza forte perché è impegnato da anni nell'antimafia e conosce da vicino la corruzione, come il magistrato Antonello Ardituro, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, come Gianni Solino, referente provinciale di Libera Caserta. Voglio io innanzitutto lasciare la parola alla dirigente scolastica, la professoressa Teresa Mauro.